Ho letto che Daniel Day-Lewis vi scrisse una lettera all'indomani delle riprese di Gangs of New York per ringraziarvi di aver convinto Scorsese a costruire un set vero. Allora volevo sapere qual è il vostro rapporto con i set digitali. Credete che ci sia bisogno di un compromesso, di un equilibrio tra queste due realtà? Tutto quello che abbiamo fatto su Gangs of New York non c'è niente di digitale, è tutto ricostruito, tutto a Cinecittà. Sì, ma lei... Non ho capito. Serie di via retta. Ma... crede che ci sia bisogno di trovare un equilibrio tra la parte più artigianale e magari un uso che in questo momento comunque... No, io lo capisco perfettamente, tante volte, cioè, per esempio quello che abbiamo fatto di digitale nel Gangs of New York, e quando arrivano le navi, quelle le abbiamo costruite a Cinecittà, ricostruite nel back lot, dietro dove c'era un enorme spazio, chiamiamola piscina, non so come chiamarla, enorme spazio con l'acqua lungo 200 metri e larga 70 metri, e dove c'era un fondale enorme. Allora in quel fondale l'abbiamo fatto verde, di quel colore lì, e lì in questo caso è stato messo, era l'altra parte del Houston River, abbiamo messo l'altro pezzettino di città che si vede attraverso le due navi, proprio una cosina, tanto per vedere che stavamo nella New York. Quella è l'unica cosa che è stato fatto in Gangs of New York. Comunque il digitale ci permette di fare oggi delle cose con più, per esempio dobbiamo fare un palazzo di 10 piani, costruiamo due, e poi il resto va. L'importante è dare il disegno di quello e poi realizzarlo anziché dal vero. Poi ci sono dei film che sono tutti in digitale, allora adesso c'è questa tecnologia che ha grandi estimatori. Negli anni, quando abbiamo lavorato insieme, è stata la parte migliore del nostro rapporto. Speriamo di lavorare ancora. Perché ci siamo sempre rispettati molto, e perché poi negli anni si è costruita un'alchimia, per cui non avevo... parlavamo all'inizio, poi ognuno andava per la sua strada, faceva il suo lavoro e ci ritrovavamo con un'idea che combaciava. Quindi, e poi c'è fare un film comporta molte stanchezze, molte tensioni, e anche dei rapporti molto difficili a volte con certe persone della troupe, e trovavo consolante l'idea di sapere di non avere una persona che di avere una persona che comunque non era contro di me. Già questo era importante, e quindi devo dire, no, ma poi io devo dire anche una cosa, dietro tutto questo discorso poi che noi sappiamo, che poi diciamo quando voi in questo caso ce lo chiedete, poi voglio dire il nostro lavoro, quello che devo dire, che io sono contento, siamo contenti, è stato apprezzato, e questo mi pare molto importante, vero? Ah certo, cioè, però a parte l'apprezzamento dobbiamo dire che è stato, quando lavoriamo c'è molta considerazione l'uno dell'altro, e ci aiutiamo anche psicologicamente, la presenza è un punto di riferimento. Certo.